Allora, se ricordate, abbiamo sospeso il terminale dell'esercizio della volta scorsa, dove avevamo iniziato a parlare di connection pooling per cercare di rendere più efficiente l'accesso al database. Qui ci stiamo rendendo conto, questa finestra l'ho lanciata da prima, ma già la settimana scorsa ci siamo resi conto che fare molte interrogazioni, molte query al database può creare dei problemi di tempi di risposta. Nel senso che quando organizzo un programma in cui devo fare centinaia di migliaia o milioni di interrogazioni, capite che ogni frazione, anche decimo o centesimo di secondo, quindi un 10 millisecondi, può fare la differenza se moltiplicata per 100.000 o per 1 milione, no? Di richiamate. Allora, oggi vorrei provare a lavorare in due sensi. Uno è dal punto di vista del connection pooling, come dicevamo, che è un metodo per praticamente azzerare i tempi di connessione, che sono intorno a qualche decina di millisecondi. Capite che se lo facciamo una volta solo all'inizio del programma non capita nulla, ma se lo facciamo centinaia di migliaia di volte è un tempo che si somma. Ad ogni, diciamo, ad ogni chiamata di un metodo del DAO è un tempo che si somma. L'altra cosa però è anche lavorare sul database, sulle query. Cioè, la volta scorsa abbiamo visto che la nostra versione del programma faceva query di questo genere che avevano un tempo di esecuzione di centinaia di millisecondi, quindi frazioni significative di secondo. Okay? Poi ovviamente dipendeva da quale parola c'era, quanti risultati si trovavano, però la query stessa, l'esecuzione della query stessa era effettivamente lenta. Quindi in qualche modo, se noi vogliamo ottimizzare questa cosa, dobbiamo lavorare su entrambi i fronti. No? Da un lato tagliare i tempi inutili, le operazioni inutili nel programma Java, dall'altro cercare di ottimizzare l'esecuzione delle query vere e proprie. Questo è un lavoro più, diciamo così, di database, però alla fine a noi serve. Io sto usando questo esercizio come pretesto, anche se sappiamo la soluzione senza database ce l'avevamo già, era molto più veloce. No? Però, quindi, diciamo, in questo caso specifico, il caso 1 che avevamo fatto la volta scorsa, cioè quello in cui semplicemente vado a fare tutte le analisi di tutte le copie possibili in Java, era molto più veloce. Però non sempre, non in tutti i problemi, riesco a, in questo caso, costruire il grafo, o comunque fare le analisi che devo fare senza dover interrogare i dati. Quindi qui mettiamoci come esempio semplice di un caso che magari capiterà realmente più complesso. Allora, partiamo dal primo punto, cioè il discorso del connection pooling. Nel frattempo questo qua è arrivato alla fine, ma mentre noi chiacchieravamo ci ha messo quasi 5 minuti. Così abbiamo un po', no, come ordine di grandezza, un paragone. Allora, il connection pooling che cosa ci dà? Ci dà semplicemente la possibilità di, come dicevamo la volta scorsa, azzerare, no, i tempi di connessione. In pratica, diciamo, sono due passaggi rapidissimi quelli che ci servono. Io mi ero scaricato, come dicevamo la volta scorsa, questa libreria C3P0. Ecco, fate attenzione perché la prima volta mi ero sbagliato. Quando voi andate sul sito di C3P0 c'è un po' di confusione, nel senso che dice, ma puoi scaricarlo da SourceForge oppure da GitHub. Se voi andate su GitHub, nelle release ci sono degli zip, ma in realtà sono gli zip dei sorgenti, non c'è la libreria compilata jar. Infatti vedete il nome, se lo leggete in fondo qua, il nome del file è C3P0, così, e basta. Se invece andate su SourceForge, qui vi fa scaricare un file leggermente diverso, che se vedete il nome è C3P0 versione 952 bin.bin.zip, che significa che contiene la distribuzione binaria che ha al suo interno
anche già il jar eseguibile. Volendo, se volete potete benissimo prendere i sorgenti, ve li mettete in un progetto Eclipse, ve li compilate da soli, ma diciamo così è un lavoro inutile. Quindi ricordiamoci di prendere la distribuzione che ha il bin nel nome, io l'ho scompattata in queste cartelle, qui dentro abbiamo SRC che sono i sorgenti veri e propri, ma poi c'è una cartella lib che c'è solo una distribuzione binaria che contiene dentro i jar che ci servono, oltre ovviamente doc che contiene la documentazione. Quindi ciò che ci serve è scaricare il file, la distribuzione binaria col bin dentro, lo scompatto, trovo la sottocartella lib e qui dentro, come è abbastanza prassi, ci trovo questi jar. Per la nostra libreria i jar che servono sono due, C3P0, il quale a sua volta dipende da questo mChange Commons Java, quindi servono entrambe. Il secondo file, C3P0, Oracle Thing, eccetera, non ci interessa perché, come dice il nome, è relativo solamente al database Oracle, mentre noi usiamo MySQL. Quindi, ormai lo sappiamo, prendiamo questi due file, li riportiamo in Eclipse nella cartella lib, dicendo ad esempio di copiarli, tanto sono piccoli, e aggiungiamo C3P0 nelle librerie ricercate, al percorso di ricerca delle librerie. Ecco, ciò che vedete è che aggiungendo C3P0 nella reference library, automaticamente si è portato dietro anche mChange Commons, perché c'è questa dipendenza interna. Ok? Quindi, a questo punto abbiamo nel progetto il nostro connection pool, la nostra libreria che ci gestisce connection pool. Come la usiamo? Beh, il vantaggio di aver lavorato come abbiamo lavorato finora, sempre per livelli e sempre separando le cose, è che l'unico file che dobbiamo modificare è dbconnect. Ricordate che dbconnect era la classe a cui tutti i metodi del DAO, di tutte le classi DAO che abbiamo implementato, facevano riferimento ogni qualvolta volevano ottenere una connessione. Chiamavano il metodo statico getConnection, usavano l'oggetto connessione e poi facevano semplicemente un close di questo oggetto connessione, tutti i vari metodi del DAO. Per cui se noi modifichiamo qua dentro il modo di ottenere una connessione, abbiamo risolto il problema, non dobbiamo toccare null'altro. Quindi l'oggetto connessione che voglio ritornare non è più un oggetto connessione singola ottenuta, diciamo così, a basso livello da driver manager, ma è una connessione appartenente a un connection pool. Connection pool che nella libreria C3P0, sia qua, è implementata da una classe che si chiama Combo Pooled Data Source. Quindi noi dobbiamo semplicemente ottenere un oggetto di tipo combo pool data source e poi, quando ogni qualvolta abbiamo bisogno di una connessione nuova, chiederla a questo signore qui. Quindi la mia classe di dbconnect inoltre il connection pool va creato una volta sola, ok? Non devo crearlo ogni volta che chiamo getConnection. La prima volta che viene chiamato getConnection mi creo il pool. Le volte successive chiaramente devo riusare lo stesso pool, non devo creare ogni volta uno nuovo, sennò sto facendo dei disastri mostruosi, no? In termini di connessioni aperte. Quindi io mi memorizzo una variabile, dunque diciamo si chiamava combo pooled data source di questa libreria C3P0, data source, quindi memorizzo una variabile che si ricorda se il connection pool è già stato creato oppure no, e quindi alla chiamata della getConnection prima di tutto vado a chiedere facciamolo qua dentro il try catch. Prima di tutto mi chiedo se il data source è già stato creato. È ancora null o no? Se è ancora null, devo creare ed attivare il data source, il connection pool, diciamo.
Altrimenti, se era già stato creato, oppure se non era stato creato e l'ho creato adesso, in ogni caso devo restituire una connessione. Restituire una connessione non è la cosa più semplice del mondo, perché avendo un data source è sufficiente restituire, chiedere la connessione al data source stesso. Quindi data source.getConnection. Anche la data source ha un suo metodo getConnection che mi restituisce un oggetto che implementa una connection. Non è lo stesso identico oggetto che ottenevamo prima, perché questo metodo rappresenta una pull connection, non una plain connection. Si comporta praticamente allo stesso modo, tranne per il metodo close. In una connessione ottenuta da data source, il metodo close non chiude la connessione, ma semplicemente la riporta nel pool, mantenendola aperta. Ma per chi usa questo oggetto, è sempre un oggetto di tipo che implementa l'interfaccia connection e funziona nello stesso modo. Quindi l'unica differenza è che almeno la prima volta che viene chiamato il metodo getConnection devo creare questo data source. È abbastanza semplice, nel senso che devo innanzitutto creare un nuovo connection pooled combo, scusate, pooled data source, e poi devo dire all'oggetto data source a cosa collegarsi. Allora, ci sono vari modi di farlo, posso specificare username, password, driver, eccetera, ma la cosa più comoda è quella di usare, di impostare la JDBC URL. Tanto ce l'avevamo già. E quindi così lui si va a prendere tutte le informazioni che gli servono da questa JDBC URL. Fine. Abbiamo fatto tutto. O perlomeno, a livello minimo abbiamo fatto tutto. Quindi cosa succede? Che noi, tutte le classi del DAO continueranno a chiamare getConnection ogni volta che vogliono una connessione. La prima volta questo getConnection effettivamente aprirà delle connessioni vere. In realtà le connessioni vengono aperte la prima volta che chiamo getConnection, perché queste istruzioni qui da sole non fanno partire le connessioni, predispongono solamente il data source con le informazioni che gli servono. La prima get connection il data source si dà da fare e apre anziché una connessione, in questo caso se non sbaglio 3, con la sua logica di funzionamento. Poi anche lì, a seconda del carico che penso di dargli, posso aumentare o diminuire il numero di connessioni aperte. Quindi la prima volta che chiamo questo get connection, la chiamata getConnection sottostante fa del lavoro vero e proprio di connessione, ma nel frattempo si mette da parte la connessione che ha aperto. Tutte le volte successive in cui viene chiamata getConnection, questa parte qua evidentemente non verrà eseguita, perché DataSource non è più null, ricordiamoci che è statico, quindi è uno solo per tutte le classi, e quindi viene semplicemente chiamato il getConnection del DataSource, che darà in prestito una connessione se ce n'è almeno una libera. Se no gli tocca aprire una nuova, ma nel nostro caso, non avendo forte multitasking, questo non succede praticamente mai. Allora, questa è l'unica modifica che, se non ho fatto errori, dovrebbe essere sufficiente, e il resto del programma non se ne accorge e funziona esattamente come prima. Il numero di lettere 3, qua sotto stampa alcune cose, ma non preoccupiamoci, sono solamente messaggi informativi della libreria che ci dice: inizializzazione del pool di connessioni, bla 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 bla, acquire increment 3, acquire 3 attempts 30, sono i suoi parametri con cui è partito. Adesso noi ci interessa essenzialmente il primo, che dice le connessioni, quando ha bisogno di una connessione nuova le prende 3 a 3. Quindi la prima volta ne apre 3, poi se ne avesse bisogno di altre ne apre altre 3 e così via. Però questi sono messaggi di login che vengono stampati all'inizio, volendo si possono sopprimere, ma non ci danno fastidio. Nel frattempo lui sta lavorando, erano circa le 10.29 quando l'abbiamo lanciato, adesso vediamo quando terminerà. Allora, stavamo dicendo che abbiamo azzerato i tempi di connessione, ma
l'applicazione comunque continua ad avere il suo bel da fare, proprio perché le query che sta facendo sono impegnative. Se andiamo a vedere in IDE c'è un modo per vedere cosa sta facendo il database, se voi portate sul database processi, vi fa vedere quali sono i processi attivi, cioè le connessioni attive nel database attualmente, e per ciascuna di queste, vabbè, questa sotto con id uguale 2 è la connessione che ID ha aperto, no? Mentre queste altre tre sono le tre connessioni, vedete che sono proprio tre, del pool. Se cliccate su una connessione vi dice che cosa sta facendo quella connessione in quel momento, cioè nel momento in cui è stata rinfrescata l'ultima volta. Adesso non stanno più facendo nulla perché probabilmente, infatti, il programma ha terminato. Noterete, se lo guardate, che delle tre connessioni che il pool ha aperto, in realtà ne sta lavorando una sola. Ne sta lavorando una sola perché il nostro programma è single threaded, non ha parallelismo. Per cui queste qui vengono fatte in un loop, prendo in prestito una connessione, faccio la query, restituisco e poi riprendo in prestito, ma in sequenza, non c'è nulla che succede in parallelo. Diverso sarebbe se eventualmente avessimo, come abbiamo imparato a fare, messo la parte di costruzione del grafo in un thread separato e l'utente facesse altre cose nel frattempo, che avessero anch'esse bisogno del database. Allora in questo caso si vedrebbe molto meglio la maggiore efficienza del pool. Oppure potremmo essere noi che potremmo implementare la costruzione del grafo in modo su più thread paralleli, ma non andiamo a complicarci la vita. Il problema è dove erano? Il problema è il tempo di esecuzione di ciascuna di queste query, no? Ci dice che l'select, dunque non ci sono il numero di comandi, non mi dà il tempo, select di questo genere, no, impiegano, come dicevamo prima, sul centinaio di millisecondi, 100, 200, 150, poi dipende. Allora, come si può fare ad abbattere questo? Che è l'altro tempo che ci sta a cuore. E devo riuscire a semplificare perché è lenta questa query. Perché di fatto deve scandirsi tutto il database, tutte le 700.000 parole. Se voi usate la parola chiave explain, chiedete al database: dimmi come eseguirai questa query. Lui mi dice, senza eseguirla ancora, perché cosa fa il database? Quando vede una query, la analizza, la ottimizza e si fa il piano di esecuzione. Decide: ok, io questa la eseguirò in questo modo. E lui ti dice: guarda, è una select semplice sulla tabella parola. Using where, using index, righe 705.000. Quindi c'è una clausola where, c'è un indice che lui può usare, perché il nome è stato indicizzato. Noi quando avevamo creato la tabella, la parola, su nome avevamo definito un indice unique, e quindi questo indice lui lo può usare, ma il problema è che le righe che deve analizzare sono 705.000. Quindi lui decide di fare una scansione lineare, di fatto. Una prima cosa che potremmo fare è dirgli: guarda, non scandire 700.000 righe, perché ad esempio controlla solo le parole che hanno 4 lettere. No, un'idea potrebbe essere di dire where la lunghezza di nome uguale 4 and nome uguale quello. Quindi il mio tentativo di dire, prima di fare il like, un operatore like non è aiutato dagli indici, perché per sapere devo prendere uno a uno queste parole per vedere se matchano, no? Con l'operatore like. Se fosse un uguale, allora io vado a vedere l'indice, e l'indice come fosse una hash table implementata su disco, mi dice subito se c'è o se non c'è l'elemento, o se è maggiore o minore, perché di fatto sono ordinati questi indici su disco nel database.
Quindi io il tentativo che cerco di fare è dire, guarda, prima di andare a vedere se la parola matcha il pattern, verifica prima la sua lunghezza, magari risparmi tempo. E peccato che no, perché alla fine i tempi di risposta sono sempre gli stessi circa. Perché? Ma perché comunque questo povero database, per sapere quanto è lunga una parola, la deve leggere. Allora potremmo magari semplificargli la vita facendogli precalcolare le lunghezze delle parole. Cioè io potrei aggiungere alla tabella parola un campo che si ricorda la lunghezza della parola stessa. E quindi questo where lunghezza di nome non lo devo fare calcolare ogni volta, ma ce l'ho già calcolato. E quindi vado a fare un filtro su questa ulteriore colonna. L'operazione che sto per fare è una denormalizzazione della tabella. A base dati vi hanno insegnato forme normali e vi hanno detto guarda che tu non devi mai avere due colonne tra le quali vi sia una dipendenza funzionale. Cosa voleva dire? Voleva dire che non potevi avere una colonna il cui valore si potesse calcolare a partire dalle altre colonne. Era la seconda forma normale, se non sbaglio, che diceva questo. Io sto facendo l'operazione inversa, sto denormalizzando la tabella perché per ragioni di efficienza. Spero di guadagnare efficienza perché precalcolo alcune informazioni che in realtà potrei benissimo calcolare, anzi lo sto calcolando, le calcolerò a partire dalle colonne esistenti, ma poi me le salvo. Dobbiamo sempre essere coscienti di quando facciamo operazioni di questo genere, possono servire, ma chiaramente denormalizzando il database rischio di perdere integrità referenziale. Lo vediamo subito. Allora, io aggiungo una colonna che è la lunghezza di tipo intero. E beh, poi ovviamente questa lunghezza, ci ho messo un attimo, chiedo scusa, questa lunghezza non la conosce, non è che per magia lui sa che cosa metterci qua dentro. Devo fare io una query in cui imposto questa lunghezza, quindi dunque update parola set lunghezza uguale la lunghezza della parola. Boh, non c'è where perché va fatto su tutte le righe, su tutta la tabella. Quindi su tutta la tabella imposta nel campo lun il valore che calcoli a partire dal campo nome. Ah beh sì, qui c'è Heidi che mi dice ma sei sicuro che stai facendo un update senza where di non fotterti tutti i dati? Sì sì, questa volta sono sicuro. Quindi adesso lui poverino deve calcolare tutto 700.000 volte, calcolare la lunghezza e modificare un campo. Ci ha messo 15 secondi, ma va bene, fatto una volta è fatto per sempre. E quindi in questa tabella data, che adesso aggiorno, avrò un campo lung che mi dà già la lunghezza della parola. Supponendo di non cambiarle queste parole. Perché poiché abbiamo denormalizzato il database, diventa responsabilità nostra mantenere la coerenza dei dati. Se qualcuno dovesse modificare il contenuto di quel dizionario, cambiare le parole, metterne altre di nuove, cancellare non è un problema, modificare quelle esistenti, devo ricordarmi di tenere sempre aggiornato la colonna lung. E stavolta lo faccio io. Devo farlo io programmatore. Non lo fa il database. Ho scelto io una rappresentazione non normale dei dati e quindi il database non può aiutarmi nel mantenere la coerenza tra queste informazioni. Va bene, basta essere coscienti. Quindi queste operazioni qua le facciamo quando siamo, diciamo, quando siamo disperati, quando siamo alla ricerca magari di un'ottimizzazione che altrove non riusciamo a trovare. Quindi vuol dire che questa cosa qui non la devo più fare, ma posso fare semplicemente lung uguale 4, perché adesso ho una colonna lung che contiene il dato che mi serve e quindi mi aspetto che la mia query sia diventata, mi aspettavo che diventasse un tanto più veloce, in realtà da 200 circa siamo a 687 circa con punte a 200,
Perché? Beh, qua non mi dice nulla di più. Ha ridotto il numero di righe perché forse per qualche motivo era escluso un certo insieme, però non riesce a trovare nessuna chiave a cui fare, su cui, diciamo così, appoggiarsi, nessun indice su cui appoggiarsi per poter ottimizzare questa query. Quindi di fatto questo signore sta di nuovo facendo una scansione completa. Perché? Perché il fatto di aggiungere una colonna non la rende automaticamente ricercabile in modo efficiente. No, se noi sappiamo che è importante per noi riuscire a identificare la lunghezza di una parola rapidamente, perché questo mi permette di sezionare i dati, di andare solamente a vedere i dati che mi servono, devo creare un indice. Quindi questo LUM gli aggiungo allora un indice che lavori, che memorizzi, che analizzi questa colonna lunghezza. Allora, i vari, lasciamo perdere gli ultimi due, special che sono per le coordinate geografiche, full text che è per fare ricerca testuale all'interno dei blocchi di testo. I due indici sono, tra i tre tipi di indici che tendenzialmente usiamo, sono il primo è la chiave primaria, che già conosciamo, LID, non è la lunghezza. Il secondo è univoco, valore univoco, in questo caso no, perché il numero, la lunghezza di una parola è ripetuta, non è univoca. L'altro è chiave, semplicemente fatti un indice per accedere più rapidamente per chiave, quindi per valore, a questo elemento. Allora, se io faccio creare un nuovo indice, vedete qua sotto ci sono le colonne e sopra nella linguetta indexes abbiamo l'elenco degli indici che sono stati definiti. Salvo, anche qua creare l'indice richiede un certo tempo, in questo caso è stato relativamente rapido, e vediamo che effetto c'è sulla query. L'effetto è notevole, direi. Siamo passati da quasi 200 millisecondi a 0,15, tra 0 e 15, poi dipende, direi che c'è un errore poi di approssimazione, qua di misura sul timer, no? Però abbiamo probabilmente guadagnato quasi, non oso dire un fattore 100, ma diciamo un fattore 50, forse, di velocità, no? Da 5,10 a 200. Perché abbiamo ottimizzato la base dati in questo caso. Allora, andiamo a riportare questo all'interno del nostro programma Java. A questo punto il programma Java sa che lavora con una base dati migliore, più efficiente. L'importante è che lo sfrutti, perché se io tolgo questo, lunghezza uguale 4, probabilmente ritorno sui tempi di prima, ovviamente. Perché anche il database non è intelligente, non è che capisce, ah, ma potrei andare a vedere che quel like è lungo 4, eccetera, no, poverino. Lui applica degli algoritmi. Quindi possiamo andare questa volta nel DAO, chiudiamo l'applicazione, possiamo andare questa volta nel DAO, parola DAO, dove c'era dunque parole simili in posizione pose, ecco, questa era la query che stavamo facendo, la modifichiamo dicendo, scusate, lung uguale and, questo pezzettino qua che abbiamo aggiunto. Ovviamente non è 4, ma è un parametro. Quindi modifichiamo la query sostituendola con questa, che con fatica siamo riusciti a rendere efficiente. E quindi anche qua dobbiamo impostare il primo parametro, il valore del primo parametro, che è un intero, quindi parametro 1 è un intero, il suo valore è la lunghezza della parola, quindi rp.getNome.length. E poi il pattern, questa attenzione che non era più il primo parametro ma diventa il secondo, perché ne abbiamo messo un altro davanti.
Quindi vediamo se questo ci dà un qualche vantaggio, un qualche guadagno, sempre con 3. Connection pool sta partendo, in teoria la query che sta facendo, adesso non ho messo il time, però direi che siamo decisamente sotto il minuto, il mezzo minuto, rispetto a una ventina di secondi forse, rispetto a 5 minuti di prima, sono 5 per 6, 300 secondi, scendere sotto i 30 vuol dire aver migliorato di più di 10 volte, azzarderei un 20-50 volte le prestazioni rispetto a prima. Non siamo mai veloci come eravamo lavorando, diciamo così, nel caso 1, lavorando tutto in Java, in questo caso. Però tutto sommato siamo riusciti a tornare a un livello accettabile, a un livello decente di prestazioni. Non diamo mai, volevo farvi questo giochino qua, per dire, non diamo mai per scontato questo è più veloce e questo è più lento. Di solito ragionandoci intorno si riescono sempre a rendere, a migliorare le cose, no? O chiederci come posso evitare di fare operazioni io nel programma, evitare di fare delle query, farne di meno, farle più efficienti, fare in modo che il database lavori di meno facendo una query e così via. Quando abbiamo dati, diciamo così, numerosi, chiaramente le cose contano. Va bene, questo conclude un po' questo argomento. Quindi ricordatevelo, in futuro, quando vi trovate a dover fare moltissime query, magari brevi, magari rapide, ricordatevi di usare il connection pooling. Adesso siamo riusciti a rendere la query veloce, sotto i 10 millisecondi, però se non avessimo fatto il connection pooling pagheremo 30-40 millisecondi di connessione, che a questo punto costerebbe di più la connessione che non la query vera e propria. Quindi è la combinazione dei due fattori che fa. Se invece avete dei programmi che fanno poche query, 2-3 query all'inizio per acquisire i dati, e poi basta, non vi serve questo ovviamente. Serve solamente quando veramente il numero di query che dovete fare sono decine, centinaia di migliaia, allora lì effettivamente recuperare 30 millisecondi ciascuna fa la differenza. Ok. Dicevo, questa era un po' la chiusura dell'argomento della volta scorsa, che abbiamo dovuto cedere il tempo alle scuole private. E riprendiamo invece con, diciamo così, un po' di teoria sui grafi, teoria o problemi sui grafi. Vi accenno al problema dei cicli. La settimana scorsa l'abbiamo indicata i cammini, no? Trovare la distanza più breve tra una coppia di vertici. Cammini tendenzialmente aperti, essenzialmente. Invece un ciclo, noi già sappiamo cos'è, l'abbiamo già definito, un ciclo non è altro che un cammino chiuso. Un cammino, di solito semplice, in cui il primo vertice, il vertice di partenza, coincide col vertice di arrivo. E fin qui è facile. Quali sono i problemi o i casi particolari di cicli che ci possono interessare? Allora, un tipo particolare di ciclo è un ciclo cosiddetto hamiltoniano. Un ciclo hamiltoniano è un ciclo nel quale ciascun vertice venga toccato una volta sola. Una e una sola volta. Quindi un ciclo semplice, ogni vertice viene toccato una volta sola, ma tutti vengono toccati. Quindi un giro completo del mio grafo. Qui ci sono alcuni esempi di cicli hamiltoniani su alcuni grafi completi di dimensione piccola, e quelli evidenziati in rosso sono i cicli hamiltoniani, perché vedete che toccano tutti i vertici possibili. A volte possiamo accontentarci di un cammino hamiltoniano, cioè il path non è cycle. Cioè, un cammino hamiltoniano sarebbe un ciclo hamiltoniano tranne l'ultimo arco, cioè non ho più l'obbligo di tornare al vertice di partenza.
Quindi accetto di toccare tutti i vertici e arrivare in un punto d'arrivo che è diverso dal punto di partenza. Ok? Se noi stiamo pianificando il viaggio di un furgone che deve consegnare dei beni, chiaramente mi interessa un ciclo hamiltoniano perché devo tornare a casa ogni sera. Se invece sto lanciando una navicella spaziale, non mi interessa che torni indietro, no? Quindi non mi interessa un ciclo completo, mi interessa un cammino che magari abbia il costo minimo, perché non ho bisogno di ritornare a capo. Se, diciamo così, il carico è a perdere, in un certo senso, non mi interessa chiudere il ciclo, mi interessa toccare tutte le mie destinazioni col minimo costo. Un'altra famiglia di cicli sono i cicli euleriani. Eulero già si ricorda qualcosa, l'avevamo già citato quando abbiamo iniziato a parlare di grafi, ti ricordate i ponti, non della città. Effettivamente il problema dei ponti era un problema di attraversare degli archi dei ponti e toccarli tutti. Quindi un ciclo euleriano è un ciclo in cui tutti gli archi del grafo sono attraversati esattamente una volta. Allora, questo vuol dire di sicuro che il ciclo non è semplice, perché dovrò passare di sicuro più di una volta da un determinato vertice. Cioè, se un vertice è a grado 4, ha 4 archi incidenti, io devo usare tutti gli archi, dovrò entrare dal primo, uscire dal secondo e poi più tardi entrare dal terzo, uscire dal quarto. Da quel vertice devo passare due volte. Per forza. Se devo usare tutti i vertici, ne ho più di due su un nodo e quel nodo lì dovrà essere usato più volte. Quindi questo non ci preoccupa. Ma vogliamo usare tutti gli archi. Ok? Problema appunto un po' strano, ma si mappa esattamente sul problema dei ponti, dei 7 ponti, no, con cui abbiamo, diciamo così, introdotto il problema dei grafi. Allora, stranamente il problema dei cicli euleriani è facilissimo da risolvere, mentre invece il problema dei cicli hamiltoniani è una bestia nera. Dice, ma sono quasi uguali, uno parla di vertici, l'altro parla di archi, ecco, sono due cose completamente diverse. Un ciclo euleriano, quindi che tocca tutti gli archi, esiste se e solo se tutti gli archi hanno un grado pari. Scusate, tutti i vertici hanno un grado pari. Punto, finisce lì. Teorema è la prima riga. Un grafo connesso dispone a, possiede un ciclo euleriano se e solo se tutti i vertici hanno un grado pari. I ponti di Königsberg hanno, perché questo vertice qui aveva un grado dispari. Questo vertice qui aveva un grado dispari, 3, questo è un grado dispari, 3, sono proprio messi male qua, e questo aveva un grado dispari, 5. Addirittura il corollario ci dice che non è neanche possibile creare un cammino euleriano, un cammino non chiuso, in cui accetto di trovarmi in punto d'arrivo diverso da quello di partenza, ma avendo comunque attraversato tutti gli archi del grafo, non posso, perché io avrei un cammino euleriano in un grafo se e solo se i vertici del grafo hanno tutti grado pari, tranne al massimo due, che sono quelli di partenza e quelli d'arrivo, che possono permettersi di avere un grado dispari. Quindi se io ho un grafo che ha tutti i vertici con grado pari, posso fare un ciclo euleriano. Se ho un grafo che ha tutti i vertici con grado pari, tranne uno, massimo due, che hanno grado dispari, non posso costruire un ciclo euleriano, potrò costruire un cammino euleriano. Se ho già tre vertici, ovunque messi, non importa, che abbiano grado dispari, non posso fare neanche un cammino euleriano. E il grado dispari rompe le scatole. Immaginate qual è il grado dispari più facile. Uno. Cioè un nodo in cui c'è un arco solo. Allora, quell'arco, visto che lo devo usare, e visto che però quel nodo non è connesso a nient'altro, quell'arco lì dovrà essere per forza o l'arco di partenza del cammino o l'arco di arrivo. Perché se per caso a metà del mio giro mi infilo in quell'arco, arrivo in un nodo da cui non posso più uscire. Mentre invece se ho due archi, l'ideale sarebbe avere tutti i vertici con due archi,
entro da uno, esco dall'altro e così via. Adesso vediamo una procedura per calcolare il ciclo euleriano. Prima volevo solo fare una distinzione tra problemi pesati o non pesati su questi cicli, quindi vale sia per gli hamiltoniani che per gli euleriani. I problemi algoritmicamente sono diversi. Se io ho un grafo non pesato, l'unica cosa che mi può interessare, che ha senso chiedermi, è se un ciclo esiste. Tenete presente che su un grafo non pesato gli eventuali cicli hamiltoniani hanno tutti la stessa lunghezza, cioè il numero di vertici. Per definizione non ho toccato di vertici, sono semplici, quindi sono tutti lunghi uguali. Se il grafo non è pesato, quindi non ho criteri per preferire uno oppure l'altro. Dimmi se esiste, trovamene almeno uno, o trovameli tutti, ma tutti, visto che hanno tutti la stessa lunghezza, non è particolarmente interessante. Idem per i grafi, per i cicli euleriani, che se esistono hanno tutti la stessa lunghezza, pari al numero di archi del grafo. Sono cicli non semplici, pari con lunghezza pari al numero di archi. Quindi lì non ce n'è uno migliore di un altro. La domanda è se esistono o se non esistono. Nel caso dell'euleriano, tra l'altro, sapere se esiste è un attimo, basta guardare i gradi dei vertici e non devo neppure mettermi a cercarlo per sapere se esiste. Poi se lo voglio avere, se lo voglio vedere, beh, devo mettermi a cercarlo, ma sapere se esiste o no è facile, basta applicare il teorema di prima. Se invece il grafo fosse pesato, beh, il problema sì, diventa anche più interessante, perché non solo mi chiedo se il grafo, se il ciclo ad esempio hamiltoniano esiste, ma posso chiedermi, nel caso in cui ne esista più di uno, qual è quello più breve, qual è quello di costo minimo. Di solito, non è una legge, però nelle applicazioni pratiche succede così, che quando il grafo è pesato, spesso è anche completo, oppure comunque molto ben connesso. Pensate a un grafo topografico, le strade. Non hai problemi di connessione, non hai problemi di trovare un modo per toccare le città. La difficoltà in grafi pesati quasi mai è quella di trovare se un ciclo esiste. Ne esistono tanti, la difficoltà è trovare quello minimo. Quindi mentre sui grafi non pesati spesso la difficoltà è non sono sicuro che esista il ciclo hamiltoniano, su quelli pesati invece ne esistono delle abbondanze incredibili, ma devo trovare il minimo, anzi ce ne sono talmente tanti che è difficile trovare il minimo. E voi dite, ma quanto sarà più difficile trovare un ciclo minimo visto che sappiamo già calcolare i cammini minimi da un vertice di partenza a un vertice di arrivo? Enormemente. I cammini minimi li sappiamo trovare in complessità polinomiale, n log n, o c'è un n cubo al massimo se li vogliamo trovare tutti, e invece i cicli minimi hamiltoniani hanno una complessità esponenziale, non esiste algoritmo noto in grado di risolvere una complessità meno che esponenziale, ma ne parliamo. Parliamo prima del caso facile. L'algoritmo per trovare un ciclo euleriano, quindi quello degli archi. L'algoritmo è semplicissimo, dice, supponiamo che il grafo sia un grafo euleriano, ovviamente, che quindi tutti i vertici abbiano un numero di archi incidenti pari. Se no è inutile partire, è inutile provarci. Prendiamo un vertice di partenza qualsiasi e da lì andiamo a caso. Prendo un vertice, questo vertice quanti archi ha? 6, ne prendo uno, mi trovo un altro vertice. Quanti vertici aveva? 4, uno è quello da cui sono arrivato, ne restano 3, ne prendo uno a caso. Trovo un altro vertice, quanti archi ha? 2, uno è quello da cui sono entrato, esco dall'altro arco e così via. Mi creo un cammino così, a casaccio, vagando così, nella notte ubriaco, tra vertice e vertice. Cosa può capitare vagando?
La cosa strana, che devo dire a me è un po' antintuitiva, ma pensandoci poi la digerisco alla fine, è che non rimarrò mai bloccato. Rimarrò bloccato, eventualmente, solo sul vertice di partenza, sul vertice da cui sono partito. Cioè non è mai possibile che io arrivi a un vertice e da lì non possa uscire, non esista ancora un cammino in uscita, un arco uscente che non ho ancora usato, perché ovviamente una volta usato una volta non le posso più usare. Non è possibile che io entri in un vertice e non abbia una via d'uscita, perché è la proprietà del vertice pari, del numero di archi pari, del grado pari, no? Quindi se io ho un vertice, supponiamo di grado 4, ha 4 archi. Entro il primo, esco dal secondo, entro il terzo, esco dal quarto. Cioè ogni volta che visito un vertice, tranne il vertice di partenza, che quello è un caso particolare, ma in tutti gli altri casi, ogni volta che visito un vertice, brucio due dei suoi archi. Uno per entrare e uno per uscire. Ovviamente quello che uso per uscire è anche quello per entrare nel vertice successivo, ma facciamo un ragionamento sui vertici. Quindi ogni volta che includo nel mio vagabondare un nuovo vertice, mangio due archi incidenti su quel vertice. Ma poiché il numero è pari, ogni volta che arrivo, quindi vorrà dire che ogni volta che arrivo su un vertice nuovo, ecco, se ci arrivo vuol dire che lui aveva ancora almeno due vertici buoni. Diciamo, se ci sono arrivato perché ne aveva almeno uno, ma poiché sono sempre pari, ne aveva almeno due. E quindi sono sicuro, matematicamente, non troppo intuitivamente, ma matematicamente sono sicuro che se ci arrivo posso anche uscirne. L'unico caso in cui non ne posso uscire è il vertice V di partenza, che è l'unico caso in cui avevo bruciato un arco, non due. Allora, se ci torno in V, può darsi che lui avesse, che ne so, grado 5, per cui avevo bruciato, scusate, no, grado 6, per cui rimangono ancora 5 archi buoni, ci arrivo, ne brucio un altro, ne restano 4 e poi da lì posso uscire. Oppure semplicemente ho finito tutti gli archi e allora mi fermo lì. Quindi è una cosa un po' strana, no? Io vagabondo con questa regola di non passare mai due volte dalla stessa strada, ogni incrocio, ogni vertice ha un numero pari di strade, io mi fermerò quando il mio vagabondare arriva a V. Ok? È garantito che l'unica causa per cui potermi fermare è essere tornato via. Dopodiché, ma non è detto che io abbia fatto un ciclo completo. Magari ho fatto solo il giro dell'isolato, V1, V2, V3 e torno al punto di partenza. E poi un grafo enorme ancora da esplorare. Poiché vagabondo a casa non c'è nulla che mi dica che il percorso che sto facendo sarà molto lungo. Anzi, addirittura potrei fare nodo adiacente, torno indietro e sono finito, nel caso in cui V abbia solo due archi. Quindi sicuramente così facendo faccio un cammino chiuso, quindi un ciclo semplice negli archi, quindi non uso mai due volte lo stesso arco, ma non è detto che copra tutto il grafo. Però un po' di archi li ho usati. Adesso mentalmente prendiamo il nostro grafo e sottraiamo, cancelliamo, eliminiamo questi archi. Ciò che rimane è un grafo che ha ancora il numero, il grado pari in ogni vertice. Ok? Perché di partenza ogni vertice aveva un grado pari. Poi nel mio giro, nel mio vagabondaggio, sono passato k volte da un vertice. Allora, se sono passato k volte, ho mangiato 2k archi. Quanti ne avevo? Ne tolgo un numero pari e ne resta un numero pari. Quindi io posso ripetere la cosa. Occhio però che il grafo che rimane, se immaginassi di togliere quegli archi, non è detto che sia connesso ancora. Quindi non è detto che possa fare il giro con un giro completo. E quindi devo in qualche modo usare la proprietà ancora, diciamo così, euleriana del pezzo di grafo che rimane per completare il cammino. Quindi, se ci sono ancora archi, io vado a vedere
nel cammino che ho fatto vado a vedere i vertici che ho toccato e vado a vedere se ci sono dei vertici i cui archi non sono ancora stati usati tutti. Ci sarà un vertice che aveva grado 2, l'ho usato, ci sono passato una volta, quello lì non mi serve più. Ci sarà un vertice che aveva grado 4, ci sono passati due volte e i suoi archi sono esauriti. Ci sarà un altro vertice che aveva grado 4, ci sono passato una volta sola. Quindi ancora due archi buoni. Allora a questo punto cosa faccio? Identificato quel vertice, riparto il giro da lì. Riparto lo stesso meccanismo partendo da questo altro vertice. Gira, gira, gira e vale la stessa regola di prima, nel senso che girerò e l'unico modo per fermarmi sarà quello in cui casualmente sono ritornato di nuovo in questo vertice. Eh? Allora, cosa ho fatto? Ho preso il mio grafo, sono partito da un vertice a caso, ho fatto un cammino vagabondo e sono tornato lì. Questo è un cammino, è un ciclo, un cammino chiuso. Qui ho disegnato semplice, in realtà posso essere passato più volte allo stesso vertice, quindi può incrociarsi questo cammino, ma per semplicità del disegno. Poi dico, ho finito, scelgo un vertice che abbia ancora almeno un arco uscente libero. E anche qua faccio un suo giro. E torno al punto di partenza. Allora, così ho due cammini diversi. Ok? Però immaginate di ricucire le cose qui e dire, anziché due cammini diversi, io li posso... Dai, come avete la catenina, fa due giri, la smonti e la fai fare un giro unico. Parto da qui, anziché continuare sul cammino originario, passo sul cammino vecchio, nuovo, quando torno qua ritorno su quello vecchio. E quindi anziché avere due cammini che si indipendenti che si intersecano in un punto, praticamente nel punto in cui si incrociano scambio le strade e diventa un cammino unico, più lungo, un ciclo di tipo euleriano, no, non lo so, mi chiedo, ci sono ancora archi, vertici su questo cammino allungato che hanno degli archi liberi? Se sì, parto da lì, comunque sia, e vado. Farò i giri che devo fare e torno allo stesso punto. E anche qui, allora taglio il cammino vecchio e lo instrado su questo cammino nuovo in modo da inserirlo nel cammino esistente e ripeto finché ci sono vertici appartenenti a questo cammino e che hanno ancora archi liberi. Ogni volta Teoremino mi dice che torno al punto di partenza, devo tornare al punto di partenza. Se non torno al punto di partenza posso ancora andare avanti, quindi ad ogni passo o riesco ad andare avanti o trovo il punto di partenza. Se trovo il punto di partenza incollo i cammini e ripeto, poiché ogni volta che faccio qualcosa consumo archi che non possono essere usati due volte, questo è un algoritmo monotono che ad ogni passo si avvicina sempre di più alla soluzione. La soluzione è quando gli archi sono stati usati tutti. Se c'è ancora un arco non usato, benissimo, parto da lì e faccio un altro giro. Se, poiché il grafo è connesso, era una delle ipotesi, prima o poi esaurisco tutto. E quindi, diciamo così, sfruttando questa semplice proprietà matematica è possibile costruire un algoritmo appunto costruttivo. Adesso vi faccio vedere un esempio di un grafo. No, adesso non sto a farvi vedere i punti dell'algoritmo, sono riassunti qua. Ma dice, parti da un vertice qualunque e fai un cammino. No? Ad esempio, il cammino che lui ha fatto è questo cammino R1 e J, H, G, E. È partito da E, è andato avanti a caso e boh, si è trovato in E. Quando arrivi al vertice di partenza ti fermi. E a questo punto ti chiedi, quali sono i vertici di questo cammino che hanno archi liberi? Allora, sarebbe E, ancora archi liberi, ne ha grado 6 e 2 sono già usati. Poi G no, G aveva due archi, li ho usati entrambi. H sì.
ancora 4 archi liberi, J no. Per cui tra E e H scelgo da dove partire per fare un altro giro. Parte da H, ha scelto lui di partire da H, si fa questo giro a caso D, C, H. Voi dite, ma perché non ha fatto D, B, A? Ma a caso, non lo sa, è cieco, sta girando a caso. Tanto il risultato è uguale, abbiamo detto che sono tutti lunghi uguali questi cicli eulerianni una volta trovati, quindi non c'è merito nel fare il giro lungo prima o farlo dopo. E quindi incollo poi in H i due cammini. Vedete che il cammino prima faceva E, G, H e poi da H proseguiva in J, E, G, H scendeva giù. Adesso E, G, H ce l'ho ancora, ma nel punto H ci vado a incollare il cammino nuovo. HCD, anzi HDC. Poi torno in H e una volta che sono tornato in H riprendo il cammino vecchio, JE. Quindi scelgo un punto qualunque, trovo il cammino e quel cammino che trovo lo inietto, lo inserisco in quel punto facendo spazio agli altri, dilatando gli altri. A questo punto mi rifaccio la stessa domanda, quali sono i vertici da cui potrei ripartire? C, D, E, H ancora delle cose da darci e basta. In questo caso hanno scelto di partire da C e quindi hanno fatto C, A, B, D. C, A, no, no, è che C, A, B, D, niente. C, A, B, D e C. Non mi posso fermare in D. Mi sono fatto ingannare dai colori. Torniamo indietro. Parto da C. C, A, A, B, B, D, poi qui ho ancora un arco uscente, lo devo prendere, D, E, e poi da D, da E posso tornare in C. Se non tornassi in C, e questa è la cosa strana, e avessi scelto in E la strada, diciamo, sbagliata, non so, non che non va verso C, non mi sarei comunque bloccato, perché avrei fatto E, I, H, F, poi di nuovo E, poi finalmente C, perché sarebbe stata l'unica rimasta. Quindi non rimanete mai bloccati. Scegliete cosa volete e non rimanete mai bloccati. In questo caso abbiamo fatto C, A, B, D e C, e questo pezzo qua che è stato inserito qua in mezzo. A questo punto rimane più poco da prendere, nel senso che gli unici vertici che hanno ancora gradi archi liberi sono il vertice E e il vertice H. Allora, partiamo da uno o dall'altro e faremo il percorso E, I, H, F, E, che viene inserito, oppure partendo da H, H, F e I, torna in H e completa il ciclo euleriano che è rappresentato da questa sequenza di vertici. Un ciclo euleriano possibile è rappresentato da questa sequenza di vertici. Complessità di sta roba è proporzionale al numero di vertici moltiplicato per il grado massimo di ogni vertice. Perché io faccio un'operazione una volta al vertice e in ogni vertice mi chiedo quanti archi hai, no? E li devo considerare tutti, quelli liberi. Quindi ogni volta che visto un vertice è una complessità che è data dal suo grado. Grado massimo. E questo lo itero tante volte quanti sono gli archi, al massimo, perché ad ogni passaggio trovo un arco in più. Quindi una complessità lineare nel numero di archi, potenzialmente quadratica nel numero di vertici sul grafo denso, ma sicuramente polinomiale. E la nostra libreria JGraphT ovviamente non ci delude, nel senso che ha una implementazione, una classe che si chiama circuito euleriano, che mi restituisce l'elenco di un cammino. Ricordate che JGraphT definisce un path come una successione di edge, no? Di archi, quindi non si preoccupa del fatto che un vertice compaia più volte perché il path non contiene gli archi. Questo per quanto riguarda i cicli euleriani, tanto facili da calcolare quanto relativamente inutili, che hanno poche applicazioni pratiche se non dobbiamo far risolvere il problema dei ponti. Mentre invece un problema che praticamente, applicativamente è molto più sentito è quello dei cicli hamiltoniani. Cioè, anzi, anche un nome applicativo si chiama problema del commesso viaggiatore, no, perché si mappa molto bene su un problema di
appunto, commesso viaggiatore che all'inizio della giornata sa che deve toccare un certo numero di città, di luoghi, toccarli tutti, perché deve andare a fare delle consegne, e ritornare al punto di partenza. E si chiede qual è il percorso che mi permette di ottimizzare i tempi o il consumo di carburante o quello che volete voi. Supponendo, ecco il problema del TSP originario, supponendo un grafo completo, quindi potermi collegare tra qualunque coppia, in qualunque ordine, cioè dopo la città 3, dopo la città X, posso andare in qualunque altra città. Ovviamente il costo non sarà uguale per ogni altra città, ma non c'è nulla che mi vieta di fare un percorso. Le città posso decidere di toccarle in ordine alfabetico. Sarei un cretino, ma lo posso fare. Quindi vuol dire che, poiché non c'è nulla a priori che mi impedisce, dopo una certa città, di visitare una qualunque altra di quelle che ovviamente devo visitare in giornata, il grafo sottostante è un grafo completo, perché è sempre possibile andare in quella città lì. Ovviamente il costo non sarà per nulla uguale, no? Arco per arco. Quindi non stiamo parlando della navigazione turn by turn, no, incrocio per incrocio che ti fa il GPS. Quello è un altro sottoproblema, no? In cui il grafo topografico delle strade non è completo, ovviamente. Non c'è una strada da un incrocio a ogni altro possibile incrocio di Torino. Sono sequenze di strade. Ma qui, come viaggiatore, si chiede, io devo andare in quel luogo, poi suppongo di trovare la strada migliore tra questo luogo e quell'altro. Ma la domanda che si fa è, ma mi conviene andare prima qui o prima là, visto che devo andarci in entrambi? Poi ciascun tratto ovviamente avrà un costo che dipende da qual è il cammino minimo tra quei due punti. Ma il cammino minimo tra due punti lo sappiamo già calcolare, in modo polinomiale, quindi non è quello il problema. Pesare gli archi lo faccio col cammino minimo nel grafo topografico. Ma una volta che ho tutte le distanze topografiche, i tempi di percorrenza, qual è il percorso migliore? Ecco, il problema è che non c'è nessuna soluzione nota efficiente nel caso generale. Attenzione che ci sono due aggettivi qua, efficiente e generale. Ci sono soluzioni efficienti in casi specifici. Ci sono soluzioni al caso generale, ma non efficienti. Cioè, la ricorsione pura. Alla fine, se io ho un grafo completo e voglio considerare in quale ordine visitare i vertici, lo so già fare. È il problema delle permutazioni con cui giocavamo quando facevamo la ricorsione pura. Ho 100 vertici, ho 100 fattoriali per mutazioni. Le provo tutte e ciascuna calcola quella lunghezza, faccio la somma degli archi. Fine. Quindi la soluzione nel caso generale c'è. Peccato che è una complessità un tantino antipatica, essendo un fattoriale, no? Un bene esponenziale di quelli pompati. E avere una soluzione efficiente per il caso generale non esiste ancora. No? Non a caso questo problema, adesso qui non entriamo ovviamente nella teoria della complessità, no? Ha un nome, appartiene a una casistica particolare di problemi detti NP completi. NP sta per non esiste soluzione polinomiale, nota finora, da parte di un computer deterministico. Se avessimo computer non deterministici, si parla tanto di computer quantistici, se mai esisteranno, allora esistono soluzioni a tempo polinomiale in un computer che sia in grado di, appunto, esplorare contemporaneamente più strade al costo di una. Finora è teoria, no, non esiste ancora. Però dal punto di vista teorico questo è un problema che su un computer deterministico, se vogliamo parallelo finché volete, ma che consideri una soluzione solo per volta, non ci sono soluzioni note polinomiali. Tanto questo è un problema aperto ancora, aperto da sempre, dall'inizio dell'informatica, quello di NP. Perché sono stati identificati un certo numero di problemi chiave, tra cui quello del commesso viaggiatore, che sono problemi NP completi, e è stato dimostrato che sono tutti collegati tra di loro. Cioè, nel momento che uno solo di questi problemi fosse risolto, in caso generale, con un algoritmo di complessità polinomiale, allora tutti automaticamente sarebbero risolti. Okay?
perderemo istantaneamente la sicurezza crittografica, perché la crittografia si basa su questi problemi NP hard, perché non è nota una soluzione, perderemo tutta avete presente i CAPTCHA, che vi chiedono di riconoscere delle lettere strane, fate login su un sito, anche riconoscere le lettere lì è un altro di questi problemi, che invece noi a occhio riusciamo a fare, perché il nostro cervello non è deterministico, riesce a fare queste cose rapidamente, però a oggi non c'è nessuno che sia stato in grado di dimostrare che questi problemi effettivamente non sono risolubili in tempo polinomiale. Quello che si dice è che non esiste soluzione nota, nessuno è stato in grado di risolverli finora. Se qualcuno riuscisse mai a risolverne uno, oltre a prendersi 4 premi Nobel, rivoluzionerebbe completamente il nostro mondo, non solo l'informatica, tutto. Finora ci sono forti sospetti che non sia possibile risolverli, ma finora nessuno l'ha mai dimostrato. Questo è uno dei problemi teorici aperti ancora. Poi quei problemi teorici ci possiamo fare la frittata, ma noi quando abbiamo una flotta di mezzi che esce al mattino, cacchio, qualcosa devo dirgli, no? Questo qui, non è che posso raccontare all'autista, guarda che il problema teorico non è risolto, quindi non saprei dove mandarti, no? No, dobbiamo comunque trovare qualche cosa. Allora, esistono ovviamente le soluzioni, come dicevo, parziali. Ad esempio, se voi andate a guardare JGraphT, c'è una classe che si chiama Get Approximate Optimal for Complete Graph. Scusate, la classe era Hamiltonian Cycle. Dice, promette bene, cacchio, c'è la classe per risolvere cicli hamiltoniani. Poi in realtà dice, no, guarda che c'è solo un metodo che ti dà non l'ottimo, ma una soluzione ottimale. Ottimale vuol dire non ottima, vuol dire meglio. Ottimale è una presa in giro, vuol dire il meglio di ciò che so fare. Se il grafo è completo, ma la soluzione è approssimata. Vabbè, grazie. Approssimata in che senso? Vabbè, G deve essere un grafo completo, ma questo abbiamo visto che quasi sempre già si verifica per conto suo. Ma soprattutto deve essere un grafo metrico. Nel caso di grafi come quelli che vi ho portato a pensare, quelli topografici, dei trasporti, è abbastanza vera la disuguaglianza triangolare. La disuguaglianza triangolare che dice che dati tre punti x, y, z, la distanza di x, y più la distanza y, z è sempre maggiore o uguale della distanza x, z. Cioè per andare da x a z la strada diretta è più breve o più uguale della strada passando da y, cioè o y è proprio di strada, allora ci passo mi costa uguale, se y è spostato, passare da y mi allunga il cammino rispetto ad arrivare tra x e z. Non pensiamo che poi tanto y dobbiamo toccarlo prima o poi, consideriamo solamente la natura del grafo. Allora, io ho un grafo completo, ho dei pesi, posso verificare se sul grafo vale questa proprietà. Quindi per ogni termine x, y, z vado a vedere se vale questa proprietà. Ovviamente se i pesi sono determinati, come nell'esercizio del laboratorio dell'altra settimana, da coordinate geografiche, da cui calcolavate la distanza partendo dalle coordinate, per costruzione sarà un grafo metrico. No? Perché è un problema, parte della geometria sferica, non piana, ma poco cambia, in cui vale questa proprietà triangolare. Quindi se le distanze, i pesi sono calcolati a partire dalle coordinate, di sicuro vale questa proprietà. In altri casi, non è detto, quando il grafo rappresenta, che ne so, delle dipendenze tra lavorazioni, il costo di fare prima una poi l'altra, non è detto che debba rispettare questa disuguaglianza qua. Però se questa disuguaglianza vale, esistono una serie di algoritmi approssimati, tra cui quello che è anche implementato in JGraphT, che ci permettono di trovare un ciclo quasi hamiltoniano. Cioè, ciclo, diciamo che è un ciclo hamiltoniano, nel senso che tocca tutti i vertici, è facile in un grafo completo, uno qualunque è hamiltoniano. Di peso non minimo, ma abbastanza. Ad esempio, questo algoritmo ti crea un grafo, un tour, un ciclo, il cui peso è al massimo il doppio del peso ottimale. Quindi se la distanza minima è 100,
io ti trovo, minima teorica, che però magari non conosco il cammino per avere questo costo minimo di 100, te ne trovo uno che ha un costo di sicuro minore di 200. In realtà non ti so dire minore di 200, perché se sapessi il 200 saprei anche il numero 100, e se sapessi il numero 100 vuol dire che saprei anche qual è quello che mi fa il percorso da 100. Però mi dà un percorso che è lungo 180, quindi io dico, va bene, allora vuol dire che il minimo, percorso minimo, se l'algoritmo ha approssimato con questa proprietà, mi trovo un percorso da 180, vuol dire che il minimo vero è compreso tra 180 e 90. Cioè magari, di culo, il percorso che mi hai dato è già minimo, oppure se non lo è, il minimo sarà alla peggio la metà di quello che mi hai dato. E cosa fa questo? Dai dettagli non entriamo, ma l'idea di questo algoritmo è semplicissima. Faccio una visita in profondità. Visita in profondità, parte da un vertice e va avanti. Poi cosa faccio? La visita in profondità, a un certo punto, quando arrivo in fondo, fa backtracking, no? Torna indietro e prova altre strade. Allora, nel momento in cui trovo indietro, io aggiungo un arco dal nodo sotto al primo figlio del nodo sopra. Quindi, in qualche modo, immaginate di avere un vertice di partenza e faccio una strada. Poi, quando sono fermo, torno virtualmente al vertice di partenza e poi proseguo per una strada diversa. Questo tornare indietro è quello che mi raddoppia potenzialmente la lunghezza. Altrimenti faccio un percorso e poi ne un altro che aggancio pagando una penalità di tornare indietro di una quantità non nota. Ecco, questo grosso modo è il principio di funzionamento di questo algoritmo, che mi dà comunque un ciclo, me lo dà comunque non terribilmente pesante. Va bene, ricordate solo che se non è vera questa disuguaglianza, il risultato che vi dà questo algoritmo è completamente cannato, non è neppure detto che converga su un ciclo. A domani.